Io sono Gianluca Micucci Cecchi, sono capolista nella lista di Sandro Parcaroli. Non vi ruberò moltissimo tempo, volevo ringraziare per l'ospitalità sia la pace tutta, sia chi fisicamente ci fa stare qui, e salutare i candidati consiglieri comunali, i candidati alla regione che sono qui presenti, Deborah Pantana, Anna Menghi, i nostri amici delle altre, degli altri partiti che compongono la coalizione, da Mattia Orioli a Paolo Renna, insomma chi è presente, tutti quanti. Vedo Andrea Marchiori da quella parte, e devo dire che questa è un'esperienza molto bella, perché da tanto tempo il centrodestra non era compatto come lo è adesso. E complice ovviamente è stato un po' il tempo, l'esigenza, l'aria nuova che si è annusata, no? Di cambiamento, la voglia di cambiare a Macerata, ma soprattutto il merito va a Sandro, che ha saputo unirci tutti quanti, tutti insieme in un progetto comune di una Macerata nuova, con più entusiasmo, con tanti programmi che noi abbiamo messo nel nostro panflettino di 38 pagine, molto corposo, che però non deve essere considerato come un punto di arrivo, ma come un punto di partenza. Quando Sandro ha presentato il programma ha detto una cosa che mi ha colpito, ma che in fondo è verissima: quello che è scritto qui per noi è un obiettivo primario, ma poi strada facendo, come si dice, l'appetito viene mangiando. Questa è una cosa molto importante, perché i giovani cercano lavoro, e se noi portiamo il lavoro qui a Macerata, Macerata non perde, come sta perdendo, 300 persone all'anno. Una città è vivibile quando il suo numero di abitanti crescono, quando si forma la famiglia, ci sono i bambini, i ragazzi trovano lavoro, le persone anziane e le persone che hanno problemi in età sono valorizzate. Che se la regione cambia, è per questo che mi sono candidata in regione con Francesco Acquaroli, perché se la regione cambia, Macerata cambia davvero, cambia da un punto di vista di infrastrutture, cambia per la nostra viabilità che è un disastro, cambia per tutte quelle cose che noi abbiamo sempre cercato. Noi dobbiamo dare delle risposte, noi quando ci mettiamo la faccia la facciamo perché vogliamo farle quelle cose, anche perché a noi, a differenza di quello che succede nel centro-sinistra, a noi le cose ce le contano. Quando governa il centro-destra ci stanno sopra, come si dice qui la pagina, con un fucile. Perché noi dobbiamo essere attenti. Se abbiamo detto una cosa la dobbiamo fare, e giustamente la dobbiamo fare. Se l'abbiamo detto lo facciamo. Se Sandro oggi dice ho un progetto importante per Macerata, Sandro ci ha già messo la faccia su questo e lo farà, e lo faremo anche noi. Anzi, staremo lì a dirgli: Sandro, c'è da farlo. Silvano ha elencato alcuni aspetti urbanistici, architettonici, un po' della situazione in cui verte questo quartiere. E purtroppo, come si dice, mal comune mezzo gaudio, perché abbiamo fatto un giro per tutta la città negli incontri che abbiamo fatto in questo periodo, e purtroppo abbiamo visto che nelle frazioni, nelle periferie e persino in centro si trova un po' questa situazione qui. Cioè c'è un abbandono. E questo che cosa significa? Qui allora non parliamo più di un discorso politico, perché la sinistra sta portando tutto sul discorso ideologico. Perché badate bene, qui non facciamo i grandi temi sulla sicurezza e che pensiamo chissà cosa. Noi qui stiamo chiedendo l'ABC per vivere in una città accogliente, ma dal punto di vista, diciamo, non del degrado, ma di un'accoglienza, di una pulizia. Pensate che alle porte della città, nelle periferie, non guardate oggi che ci sono le elezioni e il taglio viene effettuato quasi ogni giorno, insomma si fanno vedere quasi sempre, ma andiamo a vedere anche gli asfalti, il manto, esattamente il manto strade, ma vediamo durante questi 5 anni. I cittadini non devono essere sudditi della politica, è il contrario, perché a me il medico non mi ha chiesto di fare il consigliere comunale. L'ho fatto perché lo devo ai miei figli, perché vorrei lasciare ai miei figli una città leggermente ammodernata rispetto a quello che è stato lasciato a me, perché se a distanza di 40 anni mi ritrovo il quartiere dove sono nato identico a quando ero piccolino io, vuol dire che non c'è stato nessun tipo di programmazione per questa città, soprattutto per questo quartiere. È uno di quelli che è rimasti più indietro di tutti.
In 40 anni è cambiato solamente il campo da calcetto dietro la chiesa, rifatto, se non vado errato, 4 volte ci sono state rimesse le mani lì. Quindi vi fa capire pure la programmazione. Avevamo un campo sportivo, era povero, ma lo sentivamo nostro. Oggi ci giocano altre società. Non c'è più neanche il collante tra lo sport del quartiere e il quartiere stesso. Questo deve cambiare. Dobbiamo ritornare ad essere padroni della nostra città, sentircela nostra. Se c'è il degrado, dobbiamo essere noi i primi ad indignarci, non aspettare che qualcun altro lo faccia per noi.